Fratelli carissimi, qui vi è uno più grande di Giona, qui, in questo lunedì che apre una nuova settimana di lavoro, di studio, dei soliti problemi, delle difficoltà, degli imprevisti che ci attendono, c'è uno più grande di Giona. Qui c'è, tu credi, hai sperimentato e credi che c'è uno più grande di Giona, cioè uno che viene a realizzare nella tua vita, in questa vita concreta, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella tua università, nella tua scuola, nella tua esistenza, viene a realizzare il segno di Giona. Qual è il segno di Giona, fratelli? Giona stesso. Giona è il segno. Quindi Cristo è il segno. Ma Cristo si fa una carne con te. Quindi la tua vita. Tu sei il segno per te stesso. Cristo che ha dato la vita per te. Cristo che si è incarnato nella tua vita. Ieri era domenica, abbiamo vissuto sacramentalmente questo mistero grandissimo che ci fa una sola carne con Dio. Giona, un uomo testardone, non voleva andare, aveva paura, Ninive l'incuteva timore. Per questo andava con un cuore non libero, un cuore legato al proprio ego, ai propri criteri. Sulla barca, si vede che è una tempesta, si scopre che era uno che nel fondo aveva tagliato con il Signore e che aveva fatto inquietare, diciamo così, questa interpretazione, no? Dei suoi compagni pagani nella barca, e quindi lo buttano in mare, cioè viene preso da un pesce, un grosso cetaceo. Ci può aiutare un brano del Siracide che parla della superbia che appare in Giona, nei Niniviti, come nella nostra vita. Dice, odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, tanto odiosa che finisce nel mare e ingoiato dalla morte. E poi? Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Questa parola è dietro la vicenda di Giobbe perché si riferisce Alla conversione, cioè all'effetto prodotto da Giona, dalla sua predicazione, negli abitanti di Ninive, che si convertono, spargendosi il capo di polvere e cenere, riconoscendo cioè la propria realtà. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Anche da vivo le sue viscere sono ripugnanti. La malattia è lunga, il medico si ravvede, chi oggi è re, domani morirà. Quando l'uomo muore, eredita insetti, belve e vermi. Dice ancora il Siracide, principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Ecco, qui appare il problema di Giona. Che per questo è andato a finire nelle fauci di un animale terribile, nelle fauci della morte. La morte lo ha inghiottito. Perché si era allontanato da colui che lo aveva creato. Principio della superbia, infatti, è il peccato. Chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l'abominio, quello che era accaduto nella barca. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella sino a finirlo. Cioè, distrugge quest'uomo vecchio, distrugge l'ego, quel super io che è superbia. Lo distrugge, lo flagella. È l'esperienza di Giona. Attenzione, questa esperienza di Giona è fondamentale. Perché Giona, attraverso la morte, attraverso la conseguenza del suo peccato, della sua superbia, conosce e sperimenta la risurrezione. Conosce e sperimenta l'intervento gratuito, inaspettato, che non si è meritato per nulla di Dio. Infatti, dopo 3 giorni, esce dal ventre della balena. Ha un'esperienza di risurrezione. Cioè, dietro alla flagellazione, sino a finirlo, c'è vita. Dietro a quel muro terribile, dove si infrange l'orgoglio e la superbia, non c'è la parola fine, definitiva. Questo ha sperimentato Giona. Per questo va a una città che vive stretta nella superbia. Uomini superbi. La descrizione della scrittura sui Niniviti è proprio quella, cioè gente superba. Tanto superba da essere stolta, che non sapevano distinguere la destra dalla sinistra. Allora, Giona? può andare con una parola. Perché Giona parla la loro lingua. Giona parla la lingua di chi è stato superbo. Non parla dall'alto, da una cattedra di superbia. Ah, voi dovete convertirvi, no? Io sono peggio di voi. Io ho distrutto la vita di quelli che stavano accanto a me. È quello che accade nella barca, non è una tempesta. Io ho distrutto tutto. Ho distrutto la mia famiglia, ho fatto male a questa persona. Sono morto. La superbia mi ha distrutto. Ma il Signore, come dice Siracide, ha battuto il trono dei potenti e al loro posto ha fatto sedere gli umili. Cioè, mi ha umiliato, E poi? ha fatto sedere la mia povertà al posto del mio ego. La mia povertà rivestita della sua misericordia. Per questo sono qui oggi. E questo è il segno di Giona, profezia del segno che offrirà Cristo. Il segno di chi ha conosciuto da dentro ciò che significa essere orgogliosi, superbi e quindi tutti i peccati. Gesù Cristo non aveva neanche un peccato, ma ha assaporato, ha gustato fino alla fine, fino a morirne, tutti gli effetti dei peccati, della superbia. Lui, che era il più mite di uomini da tutta la terra, è morto come un malfattore, come un superbo, come un eretico. È entrato lui in quella morte, in quel cetaceo. Nelle fauci della morte. Ed è risuscitato. Per questo oggi.
sulla soglia di questo lunedì, viene a te e dice: coraggio, sono con te, coraggio, io ho vinto la morte, coraggio, io distruggo il tuo orgoglio, la tua superbia, quello che ti accadrà questa settimana, attento, è per il tuo bene, fa parte tutta di un segno, cioè è il segno che ti serve per convertirti, per credere alla sapienza, come la regina di Saba, la sapienza della croce, la sapienza che non è umana. No, te lo dico già oggi, lunedì, non ti sarà dato alcun altro segno che Cristo è Cristo crocifisso nella tua croce. A te che fai parte di questa generazione, che è stato generato nella superbia, nella malvagità, nella perversione, cioè che perverti, cioè cambi tutta la realtà in menzogna, e tutta la menzogna la fai passare per verità, opera del demonio. Io distruggerò sulla croce quest'uomo perverso che è in te, lo metterò dentro un sepolcro, ma poi ti farò risorgere. Umile, farò risorgere la tua umiltà e ti metterò umile, piccolo, all'ultimo posto che è il trono di Cristo. Ah, mamma mia, quanto fa male essere umiliati, quanto fa male sentire che le persone non ti considerano, essere convinto che quel posto dove tu stai vivendo sul lavoro, per esempio, no? L'incarico che ti hanno dato, la posizione che ti hanno dato, o a casa che non ti considerano, che tu come moglie non sei consultata da tuo marito, vedi che tuo marito fa le cose per conto suo, o tu come marito vedi che tua moglie passa proprio olimpicamente sopra le tue idee, fa come vuole. Vedere distrutto il tuo ego, vedere che c'è un'altra persona che tu ritieni meno capace e va avanti a te, che nella chiesa, nella parrocchia, nella missione, come prete, vedere che non siano riconosciute le tue capacità, che quello che tu vorresti fare, pensi di poter fare, vedi che il vescovo, i superiori non considerano, cose assurde, quando passa l'assurdo, l'assurdo totale, cioè quello che alla tua mente è irragionevole, quello che è accaduto e che accadrà in questa settimana molte volte, da scuola, con la fidanzata, con gli amici, con i tuoi parenti, distrugge l'egoismo, distrugge la superbia. E salite un uomo piccolo, un uomo umile per metterlo sul trono. Perché dice, e questo è quello che mi ha colpito tantissimo, quello di Siracide, dice: il Signore ha sconvolto la superbia. La estirperà e la annienterà. Farà scomparire dalla terra il ricordo delle gesta dei superbi, le tue gesta superbe. Perché non è fatta per gli uomini la superbia, né per i nati di donna l'arroganza. Cioè c'è un piano buono di Dio, non è fatta per te e per me la superbia. Per questo ci viene dato l'unico segno che è fatto per te e per me, quello che annienta la superbia e innalza l'umiltà, innalza l'obbedienza, quello che mette al suo giusto posto la tua persona. Una persona ricostruita, degna, autentica, perché non è fatta per te la superbia. Per questo, tutto ciò che apre davanti a sé le sue fauci, oggi benedice il Signore che accada. Persone, eventi, fatti, che aprono davanti alla tua vita una voragine, una tomba, è il segno dell'amore di Dio. Leggete la storia di Giuseppe, il figlio di Giacobbe. Lui ha questo discernimento. Riconosce il segno di Giona perché riconosce la sua primogenitura, non smette di custodire la sua chiamata, la stessa che ha raggiunto te. E questo per Giuseppe significa la certezza che Dio ha un piano buono per lui, anche quando lo conduce in una kenosi, in una discesa, e viene venduto dai suoi fratelli. E soffre terribilmente perché ha avuto dei sogni da piccolo. Sapeva che c'era lì una chiamata. Allora, tu sai che c'è una chiamata, c'è sigillato in te il sogno di Giona, c'è sigillata dentro di te la croce, il mistero pasquale di Cristo è in te, tu non sei fatto per l'arroganza né per la superbia, quella è la carne, ma tu sei rinato con il battesimo, sei rinato con i sacramenti, sei rinato con la predicazione, sei rinato con la stessa predicazione di Giona che ti è arrivata con la Chiesa, con i catechisti, con i fratelli, con le persone, i tuoi genitori, con i presbiteri, con il Papa, con il Magistero, ti è arrivata la buona notizia, cioè che Cristo ti ama, che è morto ed è risorto per te. È arrivata a te la parola che parlava il tuo stesso linguaggio, Cristo che si è fatto peccato per parlare ai peccatori, Cristo che si è fatto l'ultimo per parlare con gli ultimi, con quelli umiliati, con gli arroganti caduti dal trono. Ti parlerà lui questa settimana, risvegliando in te la verità, perché non ti parlerà dall'alto, ma con le parole della tua sofferenza che ha assunto per te. E proprio perché hai sperimentato e sperimenterai questo, tu hai la stessa missione, vivere in Cristo il segno di Giona per questa generazione, per le persone alle quali sarai inviato. Questo è quello che aveva chiaro Giuseppe dall'inizio, quando da piccolo aveva avuto un sogno. Voi vi inchinerete a me, nel senso che voi riconoscerete in me, direi ai fratelli, l'opera di Dio, vi umilierete. Ebbene, perché i fratelli possano umiliarsi davanti all'opera di Dio in lui, prima deve essere umiliato lui. Infatti lo umiliano, lo vendono e scenderà fino al fondo di una prigione, nelle stesse fauci dove è precipitato Giona. Ma Dio lo tira fuori di lì, lo risuscita e lo innalza, sino a diventare il ministro più importante del faraone. Un altro se stesso per il faraone. E questo per i suoi fratelli. Come Giona diventa un altro se stesso di Dio che lo ha inviato ai suoi fratelli, ai niniviti, schiavi dello stesso peccato di Giona. Così Cristo, un altro se stesso del Padre per salvare i suoi fratelli, tu ed io e ogni uomo della terra.
Così tu, perdonato e risuscitato da Cristo, per essere alter Christus, per essere un altro Cristo per i tuoi fratelli, per quelli che stanno soffrendo oggi quello che tu hai sofferto ieri. Siamo stati salvati dal segno di Giona per salvare ogni uomo con il segno di Giona. Il segno di Giona, il mistero pasquale, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Giuseppe, davanti ai fratelli, poi alla fine dirà: non siete stati voi a vendermi, è stato Dio che mi ha mandato qui prima di voi per farvi vivere, per dare da mangiare proprio a voi. Cioè, perché voi vi umiliaste davanti a Dio, riconosceste i vostri peccati, che siete polvere e cenere, e riceveste la vera vita, il grano, il pane di vita, Cristo stesso. Per cui potete umiliare così, è stato Dio che mi ha portato qua, attraverso la morte, attraverso l'umiliazione, per mettere sul trono un umile, un umiliato. Vuoi che tuo figlio si inchini davanti all'opera di Dio? Vuoi che tua moglie si inchini davanti all'opera di Dio? Vuoi che i tuoi parrocchiani si inchinino, cioè si umilino, come i niniviti? Che la tua predicazione sia efficace, che la tua parola sia efficace verso le persone? Io e tutti i missionari desideriamo che la nostra parola sia credibile e che le persone, i pagani, si convertano come i niniviti e si inchinino a Cristo riconoscendolo Kyrios, Signore? Bene, io devo passare per quello che ha passato Giona, quello che ha passato Cristo, quello che ha passato Giuseppe. La mia umiliazione di oggi, quello che mi umilia oggi, è l'unico certificato che garantisce, dà autenticità e credibilità alla mia parola. Allora, se ti umiliano, se tuo figlio stesso ti umilia, accettalo, entra in quella umiliazione, perché così potrai dare una parola a lui e lui si umilierà. Se tu non ti umili, lui non si umilierà mai e distruggerà il suo matrimonio e butterà via la sua vita. Coraggio, fratelli, umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché non sono le persone che ci umiliano, non sono i fatti che ci umiliano, ma è Dio che ci manda nella morte per risuscitarci e annunciare al mondo intero, schiavo del peccato e della morte, il segno di Giona, Cristo crocifisso e risorto per noi.